Allora, buongiorno a tutti e oggi, così proprio un video molto veloce di osservazione che ho fatto, ma comunque la trovavo anche su internet questa cosa qui. È semplicemente il fatto che questo qui è un albicocco portici che è maturo, oggi è il 24 giugno. E in teoria la maturazione di questo albicocco, guardando in internet, è dal 1° al 10 luglio, però iniziano a cascare tutte le albicocche perché sono mature. Le ho provate anche a raccogliere e mangiarle, sono molto buone. E allora, quello che succede, vedo, è che la fruttificazione, quindi il fiore, viene sempre fatto nel ramo dell'anno scorso, cioè il ramo che è cresciuto l'anno scorso. Qua si vede le annate, qui c'è un primo stacco, anzi andiamo se si vuole a seguire tutto. Questo qui, vabbè, è il troncone principale. Poi ci si vede qua, si segue, si segue, si segue. Questa è l'annata. Credo che abbia 3 anni questo albero qui, 3 anni, l'ho piantato nel 2018, quando le prendi hanno 1/2 anni, quindi probabilmente questo sarà primo anno, secondo anno, o forse ancora primo, non lo so. Comunque, altra annata qua, segui, 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 vai su, vai su, vai su, e ti fermi qua. Vai su, vai su, vai su. Ta, 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 ta. Questo è quello che tutto è cresciuto l'anno scorso. È cresciuto fino a qua su. Fino a qua è cresciuto. Vedete? Perché poi, adesso che ho la telecamera, è un casino. Questa qui è la parte nuova, che è quella corta. Quindi questa qui è la parte qua più o meno dove è cresciuto. Quindi questo da qui fino a qui è il ramo dell'anno scorso, stessa cosa per tutti gli altri rami. Allora, di solito cosa succede? L'albicocco fruttifica nel ramo di un anno, e effettivamente è vero, perché questo qui è il ramo dell'anno scorso di un anno, questo qui, quell'apice lassù, invece è di quest'anno, che è cresciuto poco. E qui vedete che infatti c'è la fruttificazione, stessa cosa qua. Questo qui è quello nuovo, si ferma qui, e questo qui è quello dell'anno scorso. E vedete che è qua lo stacco. Allora uno va giù e dice: ah, cacchio, qua c'è una bicocca. Allora questo qui che ha 2 anni, c'è un problema. Perché ha fruttificato? Ha fruttificato perché ha lanciato l'anno scorso un altro rametto di un anno. Quindi questo vale sempre per un anno, questo rametto qui. Queste osservazioni qui servono per le potature, naturalmente. Stesso discorso, questo ha un anno, questo ha un anno, questo ha 2 anni. Allora uno dice qua, guardando così un po', senza guardare bene, dice: cavolo, vabbè, allora qui c'è il frutto nel 2 anni. Invece no, perché poi se vai a vedere bene c'è il legno nuovo. Se non lo metto a fuoco, vedete, tac, partito l'anno scorso un anno. Quindi cosa devi fare? Non devi andare a potare, sostanzialmente, credo, i rami che sta facendo quest'anno. E non solo, non devi andare a potare questi getti qua, che sono di qui, per me il prossimo anno cresceranno le albicocche. Perché questo è vero che è di 2 anni, scusa, questo è di un anno, ma il prossimo anno sarà di 2 anni, ma questo è di adesso, quest'anno qua, e il prossimo anno sarà buono per la fruttificazione. Quindi stesso discorso qua, vedete, ta, 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 ta. Non ha fruttificato qua, però poteva fruttificare.
perché questo era dell'anno scorso, stacco, vado su, è quello di quest'anno, quindi qua probabilmente potranno crescere le albicocche in questa zona qui, cioè il fiore. E anche in questi peduncoli qua si prenderanno il via, oltre vabbè qua i parassiti, e anche in questi peduncoli qua si gettano quest'anno, anche lì facendo lo stesso discorso di qua potranno fare le albicocche, perché quello che vedo è che nel ramo diretto grosso di un anno sono attaccati al ramo. Ma è lo stesso discorso qua, sono attaccati in questa parte qui, solo che è molto più piccolo, ma sono sempre, insomma, fruttifica nei rami di un anno. Io ancora non l'ho visto. Lo stesso discorso qua, guardate, qua si vede. Tac. Questo è quello vecchio, probabilmente 2 anni, allora lì c'è quello nuovo. Cioè quello nuovo non di quest'anno, ma dell'anno scorso. Questo sarà quello ancora nuovo del prossimo anno, che probabilmente farà il frutto qua. Quindi la fruttificazione nell'albicocco, sostanzialmente, almeno in questo albicocco, ma probabilmente in tutti i Prunus armernica, che sono gli albicocchi sostanzialmente, che derivano dalla zona del Caucaso, sono in fruttificazione. Anche questa qui, questa brutta albicocchina qui, con poco colore, vedete, ha fruttificato nel rametto dell'anno scorso. Esatto, e quindi questa è l'osservazione per fare una potatura. Adesso uno si chiederà qua, con tutti questi rami lunghi e grossi, andrebbero potati? Stanno troppo filando? Non lo so, questo non lo so, io sinceramente adesso io non l'ho mai potato questo albero qui, e per avere solo 3 anni di albicocche me ne ha fatte molte sia l'anno scorso che quest'anno, quindi al massimo do proprio una leggera, una tolta di rami intersecanti tipo questa qui, che è un po' storto, si infila in mezzo, ma per il resto io lo faccio andare su, dovrebbe iniziare anche a ingrossarsi un po'. E quindi questa qui, niente, l'osservazione per vedere dove avviene la fruttificazione di un albicocco, e credo nella maggior parte delle specie Prunus e via dicendo. Va bene, vi saluto e ciao a tutti.